Eccoci in sala stampa al Mundial 82, appena terminata la partita tra Carpenedo e Vobarno. Abbiamo qui Guerra, il mister del Vobarno. Lasciamo spazio alle domande dei giornalisti. Mister, buon pomeriggio. Così la prima impressione dopo questa partita, insomma, con pochissime opportunità, mi viene da dire che al Vobarno manca un po' la qualità di Salomoni, di Venturelli, quei giocatori che sanno fare un po' la differenza, ecco, negli ultimi 25 metri di campo. Sì, abbiamo fatto bene fino adesso nelle ultime 8-9 partite, a parte domenica che probabilmente non meritavamo di perdere col Prevalle, però c'è stata la squalifica di Rusconi che è un giocatore di qualità per 5 giornate. Mi si è fatto male Salomoni, Venturelli aveva la bronchite, oggi c'era Tognazzi, il portiere che era fuori e quindi quello che si vede è la squadra. Lotta su tutte le palle, fa bene la fase difensiva, però in mezzo al campo manca la qualità di Salomoni e Rusconi. Domenica fortunatamente rientrerà Salomoni che ci può dare qualcosa in più e speriamo che Salomoni, non, Rusconi scusa, rientra domenica che ha finito le 5 giornate di squalifica. Speriamo che Salomoni non abbia niente di grave, di averli un po' tutti questi ragazzi a disposizione. Ecco, appunto, il lato positivo comunque tornare da qui con un punto in più in classifica, poi ecco, non perdere contro una squadra che è alla pari No, e... infatti è uno scontro diretto e in certe situazioni bisogna cercare di muovere la classifica. La squadra ha di nuovo rifatto bene la fase difensiva, sappiamo che dobbiamo migliorare e speriamo di migliorare recuperando dei giocatori che per noi sono determinanti. Ecco, ultima curiosità, ho visto Gannoni entrato in mezzo al campo, mi è parso un po' più avanzato rispetto al solito, anche questo immagino sia un po' dovuto a tutte queste defezioni, insomma, Sì, ecco. oggi lui aveva avuto una frattura al polso, era rientrato le ultime due partite, oggi ha giocato Chimini, però in mezzo al campo mi poteva dare un po' di forza perché avevamo già Butturini e Rassega, ho dovuto sostituirli perché erano ammoniti. Quindi si fa di necessità virtù, insomma, ecco. Perfetto, grazie mister. Ok, grazie Grazie mille, mister. a te. Ciao. Riprendiamo con il nostro mister Sandro Novazzi, lasciamo ancora la parola alla stampa. Ciao mister, buon pomeriggio. È la terza partita di fila che si chiude senza gol sullo 0-0. Sono 11 risultati di fila, comunque che in un campionato di questo tipo non sono scontati, però è chiaro che insomma, per tornare a vincere bisogna segnare, ecco, non ci si scappa da questa equazione nel calcio. Ma sicuramente il percorso del Carpenedolo è questo, quindi il Carpenedolo si salva per qualche punto rispetto alla zona calda, quindi dobbiamo cercare sicuramente di tornare alla vittoria, però ripeto, io sono contento oggi della prestazione dei miei ragazzi perché non è facile affrontare il Vobano, l'andata è stata una partita molto complicata per noi, quindi siamo stati bravi, abbiamo fatto una buona prova e ci è mancato qualcosa davanti in fase realizzativa, però ripeto, abbiamo creato, sono molto contento, abbiamo provato diverse cose, le ho viste in campo, quindi io sono soddisfatto della prestazione e torneremo presto alla vittoria. Ecco, siete venuti fuori alla distanza, forse meglio nel secondo tempo rispetto al primo, proprio come anche baricentro, possesso palla, se avete giocato più in avanti, è mancato proprio insomma il gol, c'è stata qualche palla sporca, non è entrata, forse appunto è proprio anche la necessità di sbloccarsi poi che dà più sicurezza, Ma chiaramente. sicuramente quindi gli attaccanti vivono per il gol, quindi si devono sbloccare perché è un aspetto mentale, però ripeto, come hai detto te, abbiamo lavorato bene nel secondo tempo, siamo cresciuti sia fisicamente, siamo stati bene in campo, abbiamo fatto delle situazioni favorevoli, abbiamo messo tante palle dentro, ci è mancato il guizzo finale, però ripeto, l'importante è arrivare lì, l'importante è non perdere queste partite. È un campionato difficile, ma lo sapevamo tutti che era complicato per il Carpenedolo, però ripeto, siamo sulla strada giusta e siamo nella direzione giusta per salvare il Carpenedolo. Ecco, un bicchiere mezzo pieno, mi pare di capire, anche perché comunque dietro non avete concesso praticamente niente in 90 minuti, che è sempre una cosa positiva, insomma. Sì. Quando non prendi gol almeno non perdi, No, ecco. sicuramente, esattamente. Quindi ripeto quello che ho detto prima, se noi ci salviamo per uno o due punti, quindi il punto in questo momento
fa una gran differenza, fa la differenza sia a livello di classifica, ma fa anche una differenza a livello mentale quando poi devi lavorare in settimana. Quindi ci rimetteremo adesso a lavorare da martedì per preparare una trasferta molto, molto impegnativa. Grazie mister. Grazie a voi, buona domenica. Buona.